tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bambino si sporge dalla finestra e cade dal secondo piano, trasportato al Torrente di Ancona con l'elicottero. Incidente davanti alla scuola Corridoni, un'auto finisce contro uno scooter. Annunciati lavori in due cantieri, inizieranno al cimitero di Ferretto e a San Lazzaro, dove verranno raddoppiati i parcheggi. Inaugurata la Festa dei Fiori. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia. L'avete sentito dai titoli, la cronaca, paura per un bambino di 4 anni che è caduto dal secondo piano, dalla finestra del secondo piano di casa, è stato trovato riverso a terra. Tutti i dettagli e tutti i particolari li chiediamo a Lino Balestra, che è collegato con noi da Via degli Abruzzi, Via Abruzzi, dove è successo il fatto. Buonasera Lino, allora dici tutto. Sì, buonasera Marco. Allora, siamo qui in Via degli Abruzzi al numero civico 11, quella che è alle mie spalle è la palazzina dove abita la famiglia del bambino che è caduto proprio nell'area che vedete lì scura, quella era zona dove è stato ritrovato da un vicino di casa. Il bambino si è sporto, come hai detto tu all'inizio, dalla finestra dell'appartamento di casa. Vicino a lui c'era un divano, si è arrampicato sopra ed ha chiesto, insomma, dalla finestra dove fosse la mamma, cercava la mamma. La mamma in quel momento non si trovava in casa, si era allontanata pochi attimi per andare nella farmacia che è qui a pochissimi metri in Viale Italia per comprare una medicina per l'altro bambino di pochi mesi che non stava molto bene. Quindi veramente una frazione di pochi minuti che è stata fatale, perché si tratta di una disgrazia, di una fatalità che è avvenuta in questa strada poco dopo le ore 16. Il bambino è stato ritrovato, appunto, vi dicevo, lì. Questa persona che è arrivata nei pressi della palazzina stava andando a trovare un'altra famiglia che era qui in questo caseggiato e si è accorta di questo bambino. All'inizio il bambino non si interagiva con l'ambiente circostante, aveva una profonda ferita lacero contusa qui al mento che perdeva molto sangue e quindi insomma si è temuto per il peggio, ma come hai detto tu è volato letteralmente dal secondo piano da un'altezza di 9-10 metri come minimo, ma il peso di 14 kg più o meno e l'elasticità che i bambini hanno a quell'età sicuramente gli ha salvato la vita. Grande spavento, in questo momento il bambino si trova al Torrente di Ancona, portato con Icaro 01 che è atterrato qui nel campo da rugby, trasportato dal 118 che è intervenuto subito qui. Naturalmente è in prognosi riservata in questo momento. Sono intervenuti anche i carabinieri coordinati dal capitano Alfonso Falcucci per accertare un po' la dinamica. Ed effettivamente quello che si pensava è avvenuto, il bambino si è sporto dalla finestra per cercare la mamma, per chiamare la mamma ed è volato fatalmente giù nel selciato, appunto, in quella zona. E ora al momento abbiamo chiesto notizie ai vicini di casa e alle persone che abitano qui, ma in quell'ora qualcuno era al lavoro, è rientrato tardi. Chi ha assistito alla scena con il 118 mi ha riportato che il bambino comunque era vigile, ha chiamato la mamma mentre parlava con i soccorritori gli hanno chiesto come ti chiami, dove abiti. Chiaramente lo spavento deve essere stato tanto, però era attivo, era vigile, quindi questo fa pensare sicuramente a non delle gravi conseguenze. Però tra l'altro Lino, scusami, sì. Vedo tra l'altro che lì c'è una macchina parcheggiata, penso che quello spazio venga utilizzato anche dalle automobili. Nel momento in cui è caduto, direi quasi per fortuna, non c'era nessuna automobile lì parcheggiata in quel punto preciso.
Sì, hai visto bene, quello è uno spazio che viene utilizzato dagli abitanti di questa palazzina, che sono sei famiglie che abitano qui, insomma, sono tutte famiglie che lavorano e che quindi vengono qui la sera, parcheggiano e poi vanno su in casa. Quindi probabilmente questo spazio era libero proprio perché mancava una di queste famiglie e forse anche questo ha fatto sì che il bambino non avesse conseguenze peggiori, insomma, di quelle che ha avuto nell'immediato. Bene, grazie Lino per questa tua corrispondenza. Noi andiamo avanti adesso con il giornale perché dobbiamo rendervi conto di un altro incidente, un incidente che si è verificato questa mattina in Viale Gramsci a Fano, un'ora di punta, quella poco prima delle 8, una Opel con a bordo un extracomunitario residente a Fano e con la figlia di 6 anni, mentre stava girando a sinistra in via Malagodi per lasciare la figlia a scuola, ha urtato un motociclista, un fanese di 52 anni che procedeva in direzione Ancona. Chiaramente è finito a terra, è stato prelevato dal 118, trasportato al vicino ospedale Santa Croce per accertamenti. Sul posto per i rilievi di legge anche una pattuglia della polizia locale. Chiudiamo adesso la pagina di cronaca. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa consueta, l'incontro con i giornalisti dell'amministrazione comunale. Ha parlato l'assessore dei lavori pubblici Cristian Fanesi, che ha annunciato l'inizio di due nuovi cantieri. Sono sui nastri di partenza altri due interventi pubblici che rientrano nell'ambito dell'utilizzo dei fondi dallo sblocco del patto di stabilità e che saranno conclusi entro la fine dell'anno. Il primo riguarda il cimitero della frazione di Ferretto, un impianto di rilievo anche storico risalente al 1885, per il quale il comune di Fano si è dovuto rapportare con la sovrintendenza alle belle arti per il benestare dei lavori. Sono in corso le attività, la gara d'appalto è stata vinta dalla ditta De Marchi di Fano e il cimitero del Ferretto è un cimitero storico. Fra l'altro stiamo facendo i lavori in accordo con la sovrintendenza, perché è un cimitero costruito prima del 1900 e quindi un bel cimitero di campagna, grande, attualmente diciamo funzionale, però presentava dei problemi di infiltrazione di acqua, dei problemi strutturali, quindi stiamo intervenendo anzi in questi giorni, abbiamo montato le prime impalcature sia all'interno che all'esterno per poter arrivare ai tetti, bonificarli e risistemare le coperture in maniera tale che non ci possano essere più problemi che ci sono stati finora di infiltrazioni d'acqua. La seconda opera, che vedrà il via nella giornata di domani con le ruspe in azione, riguarda il raddoppio degli stalli nel parcheggio di San Lazzaro, nell'area di fronte al centro commerciale, collocato in una posizione strategica per diversi motivi. Uno tra i tanti, l'individuazione di un'area richiesta da prefettura e questura per le partite di Lega Pro, che serva anche per ospitare le tifoserie avversarie. Amplieremo, dopo tante richieste, il parcheggio di San Lazzaro, lo espanderemo di una cinquantina di posti, quindi raddoppiando la sua capacità, di fronte tra un parcheggio che si trova tra il Palace Allende e le scuole commerciali e le scuole elementari, quindi a servizio sia del quartiere in senso stretto, perché c'è anche un centro commerciale, ma soprattutto a servizio degli impianti sportivi, quindi il palazzetto dello sport e anche direi lo stadio, ma anche a servizio degli autobus, ad esempio, che consegnano gli studenti presso quel parcheggio che vanno poi alle commerciali, e anche alle mamme e ai papà che consegnano, lì possono parcheggiare più agevolmente, le macchine per portare i bimbi verso la scuola Maria Montessori. Il Centro Studi Vitruviani in questi giorni, con l'ausilio di un georadar, sta effettuando dei sondaggi, sta effettuando dei controlli sottoterra per la ricerca del primo Fanum, il primo tempio dedicato alla Dea Fortuna. La chiesa di Santa Maria dell'Arzilla sono in pochi a conoscerla
e ancor meno sanno dove si trova. Basta andare nel parcheggio dove una volta sorgeva la colonia CIF e sul fondo appare un rudere, un mezzo abside avvolto dalla vegetazione. Ecco, quello è ciò che rimane di quella che una volta era la chiesa di Madonna a Mare, molto amata dai malatesti che vi venivano sempre in pellegrinaggio e consacrata da Papa Gregorio IV nel 1834, che di ritorno dalla Francia fece tappa a Fano. Tutta quest'area per Fano rappresenta un sito di notevole importanza e valenza storica. E così, seguendo gli studi effettuati dal professor Milesi sulla Fano romana, il Centro Studi Vitruviani va alla ricerca del Fanum perduto. Questa doveva essere proprio l'area dove poteva sorgere l'antico Fanum, il primo Fanum, il famoso Tempio della Fortuna da cui poi deriva il nome della nostra città, in un luogo strategico perché è la confluenza dell'approdo da mare, e oggi naturalmente è un piccolo torrente questo, ma nell'antichità, primo, secondo secolo avanti Cristo, questo era un approdo a mare e dove passava la via Flaminia. La presenza di questo Fanum, secondo appunto gli studiosi, avrebbe anche giustificato e favorito la nascita di un luogo molto importante, di un santuario molto importante di cui vediamo i ruderi alle nostre spalle, questa chiesa di Santa Maria a Mare che viene consacrata nell'834 e che nel corso dei secoli diventa un punto anche di pellegrinaggio molto importante. Tra il 1400 e il 1500 è documentato un grande afflusso in quest'area. Poi nel corso dei secoli questa chiesa viene trasformata, nell'Ottocento vengono costruite delle abitazioni, qua viene costruito un ulteriore edificio, quindi quest'area si è notevolmente trasformata, però il prestigio che è documentato nel corso di tutti questi secoli fa proprio pensare, come accadeva in genere in situazioni analoghe, alla presenza originaria di un luogo sacro antico, romano, ecco. Quindi gli studiosi ritengono che qua era il luogo dove poteva sorgere l'antico Fanum. Professor Clini, noi stiamo calpestando in questo momento un'area che da voi è stata scandagliata, sì, con una metodica importante. Innanzitutto capiamo il perché vi siete concentrati proprio in questo pezzo di terreno. Sì, come centro studi abbiamo promosso questa ricerca sulla base degli studi di cui parlavamo per capire che cosa c'è effettivamente sottoterra. E abbiamo utilizzato le metodiche più moderne, in particolare un georadar, poi rilievi laser per la chiesetta, ma qua in particolare abbiamo usato un georadar. Questo georadar permette di arrivare con una emissione di onde elettromagnetiche che riconoscono le stratigrafie ipogee, permette di arrivare fino a circa 3-4 metri. Quindi uno studio che ha una doppia finalità: intanto effettivamente di capire che cosa c'è qua sotto, ma sogno sarebbe quello di arrivare a una profondità tale che ci possa permettere di andare a individuare delle strutture antiche, perché è possibile, anzi probabile, che se qui vi era l'antico tempio, chiaramente gli edifici che vengono ricostruiti a fine 1000 dalla chiesa, gli altri edifici, potessero sorgere sulle basi, sulle fondamenta di questo tempio. Davvero affascinante. La squadra aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato una serie di strutture turistiche abusive realizzate all'interno di un campeggio vacanze lungo il litorale di Fano. Hanno impiegato alcuni mesi i finanzieri per analizzare nel dettaglio le autorizzazioni edilizie, ambientali e demaniali per poter verificare la regolarità delle numerose strutture che erano state realizzate e che, secondo le Fiamme Gialle, avrebbero determinato una trasformazione dell'area adibita a camping. Oltre 1000 metri quadrati di area demaniale marittima sarebbero stati occupati abusivamente con bungalow e roulotte, trasformate in unità immobiliari indipendenti, dotate di porta d'ingresso, veranda e recinzione e ancorate al terreno con allaccio alla rete idrica, elettrica e fognaria. La Guardia di Finanza hanno sequestrato 12 mobile house, 24 bungalow, un anfiteatro in muratura, un muro di cinta e altri manufatti per un valore di 3 milioni di euro. Ricorre oggi l'anniversario di una tragedia che ha scritto una brutta pagina di storia che riguarda la città di Fano. Siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. I protagonisti di questa tragedia sono due ragazzini.
23 settembre 1943. In via Ceccarini a Fano c'erano due caserme occupate dai tedeschi in ritirata e ormai sconfitti e dei ragazzini affamati che erano lì assieme ad altri fanesi che volevano entrare nella caserma per portare via ciò che rimaneva e qualcosa da mangiare. Allora il nemico, oltre che le bombe, era anche la fame, una fame paurosa. Qualcosa va storto, però un militare si innervosisce, spara in aria i primi colpi, ma quelli dopo sono ad altezza d'uomo, fuggi fuggi generale, ma a terra rimangono i corpicini di due bambini. Ora lì c'è una lapide a ricordarli e un gruppetto di arzilli vecchietti, i loro amici sopravvissuti. E noi eravamo tutti qui, 200 circa persone, che volevamo entrare dentro la caserma per prendere della roba, capito? Perché veniamo da una famiglia povera, tanto questo lo sanno anche loro, va bene? E avevamo bisogno di tutto, se non che è venuto fuori un tedesco con un fucile mitragliatore, ha cominciato a detreggiare, dovevamo andare via. Dietro questo tedesco è uscito un maresciallo di tedeschi, ha preso la rivoltella dal fodero, no? E ha cominciato a sparare prima in alto, poi dopo è stata ferita Marconi Renata, che gli ha preso nel cuore, è svenuta e non ha preso più conoscenza, l'hanno caricato in un carretto e l'ha portato all'ospedale. Il ministro che invece che aveva 8 anni ed era un nostro amico suo, di mio fratello suo, che si giocava insieme perché lui abitava qui vicino, la differenza era poca, avevamo io dieci anni, noi avevamo tutti 10 anni, lui 9, va bene? E non l'abbiamo visto lui, capito? L'ha preso nel ventre ed è deceduta alla mattina dopo. Nel fuggi fuggi della gente, quando è uscito sto maresciallo con sta pistola, qui attaccato al muro c'era una piccola siepe, c'era di verdura. Allora della gente scappava, io scappavo dirigendomi verso le mura, costeggiando il muro. E a un certo punto ho sentito come un bruciore nella gamba destra. Lì mi sono accorto che di quello che era successo e che mi hanno appena... è stata una pallotta di striscio, diciamo. Ecco, insomma, all'inizio sparavano in aria, dopo hanno sparato ad altezza d'uomo. Ah, sì. Quindi erano intenzionati proprio a uccidere. Sì. Stati brutti momenti. Io dico questo, Lino, che è una guerra che questi due ragazzi non l'hanno voluta. Chi l'ha voluta, capito? Si sono salvati. E queste è stato le conseguenze di due ragazzi che avevano una vita tutta davanti ancora. E questo, io dico, che cacchio c'era a fare le guerre? A che cosa servono? Già, a che cosa serve? Eppure in giro per il mondo ancora ce ne sono tante. E adesso parliamo di fiori invece. Cerchiamo di chiudere questo telegiornale con un po' di... allegria, quella che mettono i colori e i profumi dei fiori che sono in mostra a Fano fino a domenica. Fano Fiorisce sarà l'evento che caratterizzerà questo fine settimana nella splendida cornice del Pincio. Sotto l'occhio vigile della statua di Cesare Augusto, decine di espositori di ogni genere merceologico inerente al giardinaggio e alla floricoltura saranno a disposizione dei tanti visitatori che ogni anno frequentano questo appuntamento di fine estate e che preannuncia, ahimè, l'arrivo dell'autunno con le sue fioriture stagionali. Fano Fiorisce sarà anche un'occasione di promozione territoriale, dato che chi arriva da fuori città avrà tanto da vedere a Fano, visto anche il coinvolgimento di tutto il tessuto economico del centro storico. Una bella occasione per rendere più bella la città, è una bella occasione per attirare tanta gente nel centro storico di Fano e, perché no, anche una bella occasione di promozione per valorizzare questa meravigliosa città. Il nuovo contenitore che ha inglobato la storica Fiera dei Fiori ha avuto il via ufficiale questa mattina con il taglio del nastro con le autorità civili, militari e religiose della città. Un anno zero per questa versione rinnovata della fiera, che ha avuto e avrà momenti diversi in cui però i fiori saranno il filo conduttore e che spazia dal concorso per le vetrine del centro addobbate con le composizioni floreali alla festa in tema anni 60 di sabato sera. Oggi è la presentazione
ufficiale, i giorni clou, diciamo, dell'evento, e il nuovo brand è Fano Fiorisce, che è all'interno di questa festa dei fiori, che poi domani sera si concluderà con una festa in piazza anni 60, anni 70, dove con un complesso che suonerà nella nostra piazza. Il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.